Professore Bella, voi state aspettando. Madonna mia, oggi non è così. No. Professore, io una cosa vi devo dire. La conosco questa cosa che mi dovete dire. Gigi, io la bara non me la voglio comprare. Ecco. Professore, io contavo sulla vostra intelligenza, ma vedete che non avete capito niente. Se io vi offro l'acquisto di una bara a rate, è per farvi fare un affare. Oltretutto voi avete anche la cappella gentilizia, altrimenti non mi sarei permesso. Professore, scusate se mi intrometto, Ma voi sapete che siete proprio un bello tipo. Ma vi rendete conto che con i discorsi che fate, voi portate pure un po' che malavoglia, L'ignoranza che ha parlato. La bara a rate porta bene. Il colonnello De Vizi se ne compra una quando aveva 70 anni e non è morto ancora. Forse non morirà più. Ieri l'ho visto a un funerale di un suo nipote. Il nipote è morto e lui no. Gigi, io non mi compro un vestito da vivo. Figuratevi se mi metto a comprare una cassa da morto quando sono vivo ancora. Bravo. Professor, ma voi non avete capito che io me la voglio regalare. Ah, la regalò. Sì, facciamo così. Voi mi pagate 60 rate a 20.000 lire l'una. Io vengo a casa vostra e voi mi pagate la rata. Voi non ve ne accorgete nemmeno. Oh, sentite, scusate, non che mi interessi, perché io tanto a morire non ci penso proprio, ma il tutto, quanto costerebbe? 1.200.000 lire, chiavi in mano. Come fosse una macchina, praticamente. Signore, c'è la convenienza, c'è la convenienza. Anzitutto, comprando a rate si può scegliere il legno. Ditemi solo sì o no. No. Volete la radica di noce? No. E Gigino vi dà la radica di noce. Volete il piedino a zampa di leone? No. E Gigino vi dà il piedino a zampa di leone. Mi dovete fare la cortesia. Guardate che meraviglia questo catalogo, guardate. Questa è Cleopatra. Questo chi è? È Antonio. E chi è Antonio? Questo. Antonio, ho innamorato di Cleopatra. Questa è Enea. Questo è Enea. Enea è uomo. È uomo. E perché? È uomo. E qua ci sta Didone nella cassa. Guardate, nella cassa. Guardate la meraviglia. No, Didone. Hai già capito, Bidone nella cassa. Guardate queste maniche, guardate. Che magnificenza! Io me ne sono talmente innamorato, me ne sono fatto mettere 8 vicino al comune. Oltretutto, questo è materiale indistruttibile, è roba tedesca. Quando i vostri parenti sollevano la cassa, sanno che cosa tengono in mano. Gigi, io potete dire quello che volete, io la cassa da morto non me la voglio accattare. No. Questo, voi guardate questo giornale, guardate, guardate. L'argentario in fiamme, Sardegna distrutti 1.000 ettari di bosco. L'incendio distrugge il legno sparisce dalla faccia della terra. Gigi, momo sono proprio qua. Gigi, si è fatto tardi. Statemi bene, state buono. Professor, Gigi. Voi finirete nella plastica, passerete l'eternità nel Moplen.